Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Leggiamo il testo di riferimento nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, al versetto 13. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Una breve sintesi di quello che pensiamo di dire: il cristiano è in viaggio verso l'eternità. L'eternità per il cristiano si chiama nuovi cieli e nuova terra, cioè un mondo rinnovato e liberato dalla maledizione del peccato. I suoi abitanti, i redenti, troveranno finalmente riposo, pace e giustizia. Più il tempo passa e la percezione spirituale aumenta, e più i credenti si trovano a disagio su questa vecchia terra dominata dal peccato. E dicono, come l'apostolo Pietro: ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Purtroppo il nemico cerca di distogliere la nostra attenzione da questa visione di gloria. Mi sembra, fratelli e sorelle, che i punti da considerare brevemente questa mattina, analizzando questo testo, siano quattro. L'apostolo dice: noi aspettiamo. E questa è la prima considerazione. La seconda è questa: aspettiamo secondo la sua promessa. La terza dice: aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra. E la quarta riflessione, o il quarto punto se volete, è questo: nei quali abiti la giustizia. Fratelli e sorelle, vi sono dei credenti realistici, tra i quali ci schieriamo noi, che sanno che solo il Signore può risolvere i grandi problemi dell'uomo, che sono la giustizia, la pace, la convivenza fra i popoli, che gli uomini purtroppo da soli non riescono a realizzare. Vi sono per contro dei cristiani che sono in attesa di niente e di nessuno, presi come sono dal fare soldi, dal lavorare e dal divertirsi. Non si pongono problemi, stanno bene su questa terra e non pensano altro. Poi vi sono dei cristiani, noi crediamo, poco realistici, che si aspettano che le chiese cristiane si mettano d'accordo con l'ecumenismo, in modo da arrivare alla pace e alla giustizia e alla convivenza tra i popoli, eccetera. Quindi una soluzione prettamente umana che lascia fuori il Dio. È un'utopia. Noi crediamo, e non siamo i soli, che sia un'utopia, cioè un'illusione. Un'illusione. L'apostolo dice: noi aspettiamo. Noi chi? Noi, credenti, non i falsi dottori o gli schernitori beffardi di cui parlava l'apostolo Pietro proprio nella sua epistola. Se leggiamo nel capitolo 2 della seconda lettera di Pietro, capitolo 2 versetto 1, dice: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, parlando dei tempi antichi, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente
eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Questi certamente non sono interessati ai nuovi cieli e alla nuova terra. Questi sono interessati ai loro affari, alle loro filosofie, alle loro eresie e fanno l'opera del diavolo. Questi non pensano ai nuovi cieli e alla nuova terra. Oppure ci sono i famosi schernitori beffardi, capitolo 3 della stessa epistola, versetto 3 e 4 sono testi molto conosciuti. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose, come dal principio della creazione, rimangono tali. Dov'è la sua promessa? Quindi questi non credono alla promessa del Signore, questi stanno bene qua, è la loro area di azione, e seguono il diavolo che va attorno cercando di divorare i fedeli, i redenti. Non sono cose nuove che noi diciamo. Adesso soffermiamoci sulla promessa del Signore, perché l'apostolo Pietro dice: secondo la sua promessa noi aspettiamo. E la promessa principe è quella di Gesù. Vi ricordate? Giovanni capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 3, celebre parole, poi il cavallo di battaglia degli avventisti del settimo giorno e di tutti quelli che credono nella seconda venuta di Cristo, dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sono andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Io vado a prepararvi il luogo. E questo luogo, le famose dimore, non sono altro che la nuova terra, nuovi cieli e nuova terra, nei quali finalmente abiterà la giustizia. Io credo a questa promessa di Gesù e so che tanti altri credenti come me ci credono profondamente e vivono in attesa di questi nuovi cieli e di questa nuova terra. L'apostolo Pietro, quando parla della visione della nuova terra, parla prima della distruzione di questa terra, che sarà purificata dal fuoco del giudizio, dove tutte le opere degli uomini, che oggi vanno per la maggiore, saranno arse, saranno bruciate, saranno divampate. E aggiunge: ma noi fedeli, credenti, noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Non è un'attesa oziosa, ma è un'attesa. È un'attesa di azione, è un'attesa di preghiera, ma è un'attesa. Siamo in attesa che questo mondo vecchio, maledetto dal peccato, rovinato fisicamente, moralmente, socialmente, intellettualmente, passi per dare spazio al nuovo mondo. E l'apostolo Pietro, parlando delle promesse del Signore, voi ricorderete cosa dice
nella sua seconda epistola, al capitolo 1, al versetto 4. Anzi, leggiamo il versetto 3 per comprendere meglio. Secondo Pietro 1:3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Parla delle promesse del Signore come di promesse preziose, grandissime. Ecco, ci sono quelli che credono alle promesse dei politici, ma non credo che siano tanti. Comunque, ci sono di quelli che ci credono o fanno finta di credere, ci sono quelli che credono alle promesse dei religiosi. Noi invece crediamo alle promesse del Signore, che sono preziose, grandissime, sono promesse sicure. Io credo a queste promesse e cerco di uniformare la mia vita e il mio ministero a queste promesse. Leggo ancora un testo, secondo Corinzi capitolo 1, versetto 20. È detto: infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Al versetto 19 scriveva: perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. E soggiunge: infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, sono promesse sicure e io ci credo, noi ci crediamo. Lasciamo la stragrande maggioranza delle persone che credono altre promesse, ma noi crediamo a queste promesse, quindi sono promesse sicure. Dice: secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra. Nuovi cieli e una nuova terra. Noi non abbiamo dei termini di paragone, dei parametri per capire questa dichiarazione. È una dichiarazione che esige la fede. Come si fa a immaginare un mondo nuovo, un nuovo cielo e una nuova terra? È vero che Isaia, parlando già di questi problemi, diceva, dava alcuni particolari: non ci saranno più le belve, o le belve saranno ammansite, sarà un mondo completamente diverso. Adesso il mondo è nell'angoscia. Apriamo col telecomando il televisore, diciamo: sarà caduto un altro aereo, ne sono caduti 5 nel mese di agosto del 2005. Però gli esperti continuano a dirci che l'aereo è il modo, diciamo, più sicuro per viaggiare. Sarà, ma quando cade pochi si salvano. Cosa sarà? Sarà la stanchezza, forse. Saranno le carriole del cielo, cioè delle macchine volanti che non vengono collaudate, non vengono revisionate nel vero senso della parola, perché oramai si deve andare in fretta, si deve fare soldi a scapito dei poveri disgraziati che poi ci perdono la vita.
Quale guerra è ancora scoppiata, ci chiediamo? Qual è l'ultimo dei kamikaze che si è fatto esplodere in Medio Oriente o in Europa? E l'Italia è preso dalla paura, mentre i politici dicono ci si aspetta un attentato kamikaze anche in Italia, ma noi siamo pronti a fronteggiare. E io mi dico da profano, e come fate a affrontare un kamikaze? Ma chi lo conosce? Quel povero disgraziato elettricista, cos'era, o idraulico, che hanno acchiappato a Londra perché aveva uno zainetto e se qualcuno al suo posto dei poliziotti che avesse dei candilotti di dinamite che l'hanno scambiato per un kamikaze, quello aveva gli attrezzi per il suo lavoro. Un mondo pieno di paura, di angoscia. C'è un terremoto, terremoto di qui, terremoto di là, però non c'è il pericolo tsunami. È un mondo malato, un mondo vecchio. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra e tutti i figli di Dio di tutti i tempi sono passati da questo mondo confessando che erano stranieri e pellegrini. Vi ricordate l'epistola agli Ebrei? Vogliamo rileggere queste parole. Ebrei capitolo 11, versetto 9, versetto 10. Per fede soggiornò nella terra promessa, si parla di Abramo, come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo con Isacco e Giacobbe aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e fondatore, costruttore è Dio. E poi aggiunge dal versetto 13 al versetto 16, tutti costoro, parla dei patriarchi, tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra e confessiamo, come gli antichi, di essere stranieri e pellegrini. Fratelli, più il tempo passa e più io mi sento straniero e pellegrino su questa terra, anche se ho una carta di identità, ho una cittadinanza, non si riesce più a farsi capire. Non si riesce più a comunicare. Il mondo è fatto di parolacce, di turpiloquio, e le persone che amano ancora il bene si sentono a disagio. Come non aspettare nuovi cieli e la nuova terra nei quali finalmente abiterà la giustizia? È impossibile non aspettare. E l'autore continua, versetto 14, infatti chi dice così, cioè chi dice di essere pellegrino e forestiero, dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Lasciatevi fare una riflessione. Qui parla di Abramo e del figlio e del nipote. Dice, questi cercavano una patria. Non era soltanto la patria terrena, però la patria terrena, cioè la Palestina, l'hanno calpestata, l'hanno visitata, ci hanno fatto pascolare il loro bestiame, ma non l'hanno ricevuta in eredità. Allora voi ve lo immaginate, Abramo che dice, ma Signore, tu mi hai promesso una patria. Però pensava sempre alla patria celeste, però il Signore gli aveva promesso una patria terrestre. Beh, dov'è questa patria? In attesa, io ritorno a Ur dei Caldei,
che era, non era una città da disprezzare, sede di una grande civiltà antica. Ve lo vedete voi Abramo che con i suoi cammelli, il suo bestiame, ridiscende la valle del Tigre e dell'Eufrate e ritorna a Ur dei Caldei? Lo vedete voi? Io no. Quanti cristiani invece fanno così? Che dicono come gli schernitori beffardi, dov'è la promessa della sua venuta? E tornano nell'Ur dei Caldei di questo mondo. Questi invece no, sono rimasti fedeli. Se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto il tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Che bella espressione. Dio ha preparato loro una città, la nuova Gerusalemme, tutto nuovo. La vecchia Gerusalemme è una città, altro che la città di pace, perché Gerusalemme vuol dire città di pace. Gerusalemme è una città della paura, è una città della contestazione. Contestazione. Tre grandi religioni cercano di avere il posto migliore, che sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. È una città in cui si spara, in cui si muore, in cui si scoppiano i kamikaze come nel resto del paese, della Palestina, di Israele. E Dio ha preparato loro una città, la città celeste. E l'Apocalisse, vogliamo rileggere queste parole incoraggianti, alza il velo su questa indescrivibile nuova terra, con i nuovi cieli, e dice Apocalisse 21, versetto 3, udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Ma ci sono quelli anche che non vincono, che perdono, vogliono perdere. Sono i perdenti ufficiali, organizzati, e allora queste persone non potranno abitare quella patria dei redenti. È impossibile, ma voi ve li immaginate un assassino, un ateo, con la loro sete di sangue, con i loro scherni, calcare il suolo della nuova terra? Prima di tutto sarebbe un'ingiustizia, e Dio invece è giusto. Ma poi sarebbe una nota stonata, ci starebbero male in mezzo ai redenti. E allora dice il versetto 8, ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Punto e basta. Nuovi cieli e nuova terra. Sì, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, siamo scherniti per questo, siamo ritenuti dei matti, degli esaltati, degli eccentrici, tutto quello che volete, ma noi aspettiamo. Io aspetto questa nuova terra, sono stanco.
di questa vecchia terra, di vedere omicidi, bambini che muoiono di fame, giovani che muoiono per droga, giovani che muoiono in incidenti stradali. Sono stanco di vedere sofferenze intorno a me, qualcuno mi ha detto, si vede che sei vecchio. E io le ho risposto, forse, anzi no, sono vecchio. Ma il fatto che io aspettavo questi nuovi cieli e questa nuova terra quando avevo 20 anni, perché l'attesa è dei vecchi e dei giovani, e dei sani e dei malati, l'attesa è di tutti, l'attesa non ha età. E adesso soffermiamoci sul quarto pensiero, dice nei quali, nuovi cieli e nuova terra, abiti la giustizia. Si vede che l'Apostolo Pietro non era soddisfatto della giustizia degli uomini, e come poteva? E come possiamo essere soddisfatti noi della giustizia, fra virgolette, degli uomini? Forse l'Apostolo Pietro pensava alla giustizia, fra virgolette, romana. Qual era la giustizia romana? Era pesante. Il mondo romano, che contava da 60-70 milioni di abitanti, il mondo romano aveva 30 milioni di schiavi, cioè la metà degli abitanti erano schiavi, uomini considerati alla stregua delle bestie, senza diritti politici, civili, niente. Era questa la giustizia romana, non soltanto romana, ma anche di altri popoli primitivi, l'Egitto, la Siria, la Babilonia, eccetera. Schiavitù, brutalità, intolleranza, persecuzione. Non per niente Daniele vide nel ferro identificato l'impero romano che sarebbe venuto. Oppure pensava alla giustizia ebraica. C'era una giustizia ebraica, presuntuosa, una giustizia orgogliosa, era una giustizia religiosa, superba, intollerante, formalista, e Gesù lo ricordò nel suo sermone sul monte, vi ricordate, capitolo 5 di Matteo, capitolo 5, il versetto 20, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Anche Pietro era stanco della giustizia degli uomini, come ogni credente. E oggi, fratelli, cosa possiamo aspettarci noi? Che cosa dice la Bibbia? L'Apostolo Paolo scrive ai Romani, capitolo 3, versetto 10, dice, come è scritto, non c'è un giusto neppure uno. E come facciamo ad aspettarci la giustizia? È una giustizia addomesticata, è una giustizia, per modo di dire, inquinata dalle ingiustizie umane, dai limiti umani. E poi il profeta Isaia parla nel capitolo 59 di questa giustizia che non esisteva. Isaia 59:14 dice: la rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità infatti soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarvisi. La verità è scomparsa. Perché parla della piazza pubblica? Perché sulla piazza pubblica delle città antiche veniva amministrata la giustizia, fungeva la piazza da tribunale. La giustizia è scomparsa, la rettitudine non c'è. Vorrei attirare la vostra attenzione su una citazione di Elena White che traggo dal libro Il Gran Conflitto, pagina 427. Dice: i tribunali sono corrotti, i governanti sono animati dalla sete di guadagno e dall'amore del piacere.
L'intemperanza ha annebbiato le facoltà di molti e così Satana esercita su di loro un dominio pressoché incontrastato. I giuristi sono pervertiti, corrotti o accecati. L'ubriachezza, l'orgia, l'ira, l'invidia, le disonestà di ogni sorta non sono rare fra coloro che sono chiamati ad amministrare le leggi. La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità infatti soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarvisi. La verità è scomparsa, e cita Isaia 59, 14 e 15. Ecco la tragica situazione del mondo di oggi. Non esiste la giustizia. C'è la corruzione, c'è l'ira, ci sono menti pervertite. Come fa il cristiano a non aspettare nuovi cieli e nuova terra? Il cristiano non può stare bene, con buona pace di quei cristiani che hanno eletto questa terra a loro dimora e non si occupano di altro. E allora vorrei concludere con questi due testi. Torniamo all'epistola seconda di Pietro, il versetto 14 del capitolo 3. Dopo aver detto: ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia, perché ci sarà il giusto, perché ci sarà Gesù Cristo, il giusto giudice, allora potrà stabilire la giustizia, adesso no. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Avevo detto prima, non è un'attesa oziosa, è un'attesa operante. Fate in modo da essere trovati da Lui immacolati, irreprensibili nella pace, perché se invece appartenete alla categoria degli increduli, dei malvagi, dei bugiardi, eccetera, eccetera, sapete quale sarà la vostra fine. Fratelli e sorelle, non dobbiamo chiederci quando Gesù Cristo ritornerà, ma dobbiamo chiederci come incontrerò io Gesù Cristo. Gesù Cristo ritornerà, oh sì, anche se ci sono dei cristiani che scherniscono quelli che lo aspettano, anche se ci sono fior di teologi che dicono che non dobbiamo prendere le cose alla lettera, che dobbiamo essere liberali, che dobbiamo essere moderni, lasciateli fare. Noi, come l'Apostolo Pietro, che si faceva portavoce dei credenti della Chiesa Apostolica, noi, secondo la sua promessa, della quale noi crediamo profondamente, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali abiti la giustizia. E Gesù, parlando nel suo sermone profetico, cosa dice? Quando vedrete tutte queste cose, e i segni li conosciamo, rialzatevi, guardate in alto, perché la vostra redenzione è vicina. Che Dio ci aiuti, è la mia preghiera. Amen.